benvenuti, si parte con un'altra settimana, siamo al 30 di novembre, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario e siamo a Finanziaria Mente, in diretta TV, sul canale digitale 231 di Well TV, sul streaming ovunque, sui vostri telefonini, tablet, PC, su www.welltv.eu e sulle pagine della TV Well TV, sui social e su Your Solution, sempre sui social Facebook. Non sono mai da solo perché si parte subito con i saluti per dare una buona settimana. Buongiorno Giusy. Buongiorno e benvenuto a tutti. Ma guardate che là che abbiamo, guardate che sorriso bellissimo. Eccola là, sono stato sgridato l'altra volta perché ho fatto degli apprezzamenti che non andavano fatti alla store manager di Well TV, Angela. Eccola qua Angela. E il nostro sponsor, Lucaffè, che abbiamo qua, le cialde, ricordatevi che è Natale e dovete quanto mai pensare, un piccolo pacco dono di Lucaffè. E partiamo con uno sprint, grazie Gianluca. Un caffè veloce, perché qui bisogna partire veloci, Lucaffè. Grazie Angela, sempre sorridente. Non possiamo fare un applauso dalla regia, ma la prossima volta faremo gli applausi in diretta per Angela, perché sono importanti, ci dà sempre una mano a partire bene la settimana. Non abbiamo una mora per partire bene, ma abbiamo collegato, eccola qua da Torino, eccola qua, buongiorno dottoressa, un'altra gentile buongiorno. Signora, buongiorno, direttrice del Museo del Risparmio, sempre un bellissimo sorriso, se posso dirlo, la dottoressa, sempre un bellissimo e magnifico sorriso. Benvenuta a Well TV, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi. Giusy, una settimana abbastanza impegnativa. Sì, certo. Già la data del 30 di novembre è una data per molti impegnativa, devo dire. Bene, oggi però parliamo di una cosa importante con la dottoressa che è la nostra ospite. Le donne, donne e consulenza, donne e finanza, donne e risparmio. Sono argomenti interessantissimi, però voglio dar subito la parola all'ospite, dottoressa Giovanna Palladino, che è direttrice del Museo del Risparmio, che non tutti conoscono che c'è il Museo del Risparmio, vero dottoressa? Dov'è questo museo? Sì, non lo conoscono in tanti, in realtà è a Torino, quindi è un museo che ha adesso circa 8 anni, abbiamo compiuto l'8° compleanno a maggio, ed è un posto dove si fa educazione finanziaria attraverso l'edutainment. Quindi cerchiamo di fare educazione finanziaria divertendo, perché sappiamo tutti, voi anche meglio di me, che di soldi non ne vuole parlare nessuno. E questo perché sono spesso associati a quella che è l'ansia finanziaria. Non si vuole parlare di soldi perché quando se ne parla, anche nel caso in cui si sappia come gestirli, spesso si sa di non fare tutto quello che si potrebbe per gestirli bene. Quindi al museo cerchiamo di educare divertendo. Bella questa cosa qui, Giusy, educare divertendo, però ansia dei soldi, torniamo sempre lì, nessuno vuol parlare dei soldi. Con te, la tua esperienza, c'è questa ansia di parlare di soldi, Giusy? Beh, concordo assolutamente con la dottoressa, è un argomento sempre abbastanza delicato che procura ansia, ma che procura anche preoccupazione. Viviamo in un contesto dove l'incertezza è un'incertezza che minaccia la nostra salute, quindi di conseguenza tutto quello che è intorno a noi viene percepito come incerto, come timoroso, cioè le paure vanno a intaccare molto la nostra quotidianità e la nostra capacità di decisione. Però concordo con l'approccio assolutamente molto stimolante del imparare divertendosi, perché è coinvolgente, perché comunque andare a diciamo a toccare la nostra parte ludica, la nostra parte più free da ogni, libera da ogni condizionamento e libera da ogni diciamo tensione, fa sì che ci lasciamo coinvolgere. Inoltre ci permette di ricordare alcuni concetti importanti dell'educazione finanziaria, che è fondamentale, ripeto, per essere partecipi delle proprie decisioni finanziarie e anche per essere consapevoli di quello che viene valutato e deciso da oggi, ma per il nostro futuro. È importante per la percezione del nostro futuro. Ecco qua, leggevo, dottoressa, sui social, sono aerochino sul cellulare come molti di noi, però stavo rispondendo ai social, una domanda per lei che è arrivata, mi hanno detto che hanno visto sui social una mascotte nuova al Museo del Risparmio, una cosa simpatica che è arrivata.
mi dicono, come si chiama questa mascotte? Sì. Allora, non è arrivata da adesso, la mascotte Ecco. è presente dall'inizio. Si chiama Mika perché abbiamo due mascotte, un maschio e una femmina. Il Giusto. maschio si chiama For e la femmina si chiama Mika, quindi sono For e Mika. Però abbiamo diciamo, come una macchina, una cosa reale, diciamo così, perché si muove, una mascotte che è femmina e che viene vestita regolarmente con diciamo, un guardaroba molto vintage, ma anche molto bello che viene realizzato apposta. Lo facciamo come atto di frivolezza e di leggerezza. Perché in questo momento c'è bisogno anche di questo. Mi dicono che alcune persone passano davanti alla vetrina del museo per andare a vedere che vestito ha Mika in quel giorno. Quindi abbiamo un nuovo vestito, se volete passare davanti alla vetrina vedrete qualcosa di molto carino, anche Dove rosso si così trova a scalda un Torino? po' In che via il cuore. è il museo? In che via è? Il museo è in via San Francesco d'Assisi, è angolo via Barbaro, quindi è in via San Francesco d'Assisi. Grazie per chi abita a Torino, per chi ci andrà. Finirà questa pandemia perché finirà e torneremo a viaggiare, torneremo a vedere la bellissima città di Torino e magari visitando Torino, via San Francesco d'Assisi, vedremo questa vetrina e vedremo la mascotte del Museo del Risparmio e potremo prenotare con le scolaresche, con le famiglie, una visita Si al può entrare museo. anche senza prenotazione se non c'è un affollamento, ovviamente in questo momento siamo chiusi per ovvie ragioni, però la nostra attività è online. Tra l'altro, chi volesse vedere il museo, lo dico solo perché magari qualcuno vuole vedere di cosa si tratta, nella home page del museo c'è la possibilità di accedere a un virtual tour a 360 gradi, cioè si entra dentro il museo, si possono vedere alcuni video e si può anche giocare con alcune app. Se mi dice il sito, che magari la regia, se riesce, ci fa vedere il sito del Museo del Risparmio. Come si dice? È Museo del Risparmio tutto attaccato? Museo del risparmio tutto attaccato.it. .it. Adesso con calma la regia ce lo trova e così diamo un'occhiatina al vostro sito. Ma tornavo da lei e dopo da Giusy, la donna e il denaro, come è vista? Che problemi ci sono da questo punto di vista? Che connubio è la consulenza fatta da una donna sul risparmio? Sulla sua esperienza, dai tanti convegni che ha fatto, da tanti articoli che scrive, da tante interviste che rilascia. Ma le mie interviste sono rilasciate sulla base di dati che recuperiamo e che rileviamo attraverso dei sondaggi. Quindi non parlo per sentito dire, ma parlo sulla base di numeri che raccogliamo annualmente sul comportamento di diverse categorie sociali rispetto al denaro. Ovviamente le donne hanno una situazione di difficoltà perché partono già da una situazione di minore alfabetizzazione finanziaria. Fate conto che più o meno in Italia una persona su quattro sa, una persona su tre anzi, ha un'idea di che cos'è l'educazione finanziaria, di come si gestiscono i soldi. Per le donne questa percentuale si abbassa a 1 su 4, circa il 20%, 25% delle donne può essere definita alfabetizzata dal punto di vista finanziario. Ma accanto a questo le donne hanno maggiori difficoltà a gestire il denaro perché il denaro non è una loro priorità. E lo dico ovviamente non pensando alle donne evolute, manager di imprese o imprenditrici, ma lo dico pensando soprattutto alle donne che hanno dei lavori più comuni o stanno a casa, le casalinghe. La maggior parte delle donne, circa il 60%, delega l'attività, diciamo, della gestione del denaro al proprio partner e questo è sicuramente un problema perché significa delegare una parte importante della propria vita. Bisognerebbe delegare la cura della casa, non la cura dei soldi. La cura dei soldi dovrebbe essere qualcosa che se non ha la prima, diciamo così, lista, al primo punto della nostra lista di priorità, dovrebbe essere comunque al secondo. Una volta che perdiamo il controllo dei soldi, significa che fondamentalmente poi in un momento di difficoltà potremo voglio dire, non sapere dove stanno i soldi della famiglia. Se chiediamo agli avvocati divorzisti, ci racconteranno una serie di aneddotiche che appunto ci fanno trovare la donna addirittura in difficoltà nel sapere dove sono i soldi della famiglia. Questo è talmente vero che ne abbiamo parlato nel giorno, una giornata della Venezia contro le donne con l'avvocato Nini Ferrari, consigliere di parità della provincia di Brescia, che segue queste cose, e
E ho detto questo aspetto qua e mi conferma questo aspetto qui di educazione finanziaria molto importante come libertà per la donna anche dal punto di vista suo personale, di un'affermazione sua, di gestire il denaro per una sua autonomia. Però torniamo da Giusy. Giusy, risparmiatori, donna, come ti vedono dal punto di vista? Hai difficoltà? C'è qualche cosa? O invece negli anni hai notato qualcosa di diverso nell'atteggiamento? Beh, chiaramente il mondo della consulenza è un mondo soprattutto maschile, ecco, i dati dell'OCF, dell'Organismo dei Consulenti Finanziari, i dati del 2018 rivelano che circa il 21% dei consulenti finanziari sono donne, quindi chiaramente una presenza minoritaria dal punto di vista del mondo femminile. Devo dire però che non ci sono particolari comportamenti discriminanti da parte dei clienti, ecco, alla fine. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, c'è un apprezzamento per le competenze, per l'approccio dal punto di vista proprio del consulente donna. Chiaramente ognuno ha il suo stile. Possiamo generalizzare dicendo che le donne hanno uno stile diverso dagli uomini, proprio perché comunque dal punto di vista della percezione del futuro, per esempio, dal punto di vista proprio dell'approccio al futuro, la donna ha più sensibilità rispetto ad un uomo. Ma questo sempre generalizzando, cosa che a me non piace fare, però indicativamente i tratti distintivi tra uomo consulente e donna consulente è proprio l'approccio anche un po' più razionale, anche nel dare spiegazioni, nel trasmettere alcuni concetti al cliente investitore che sono funzionali alla pianificazione, mentre invece gli uomini normalmente puntano di più sulla relazione, su quella che è la dialettica con il cliente investitore finale. Poi chiaramente queste sono, alla fine lo stile è il risultato di un mix di un po' di tutto, di capacità relazionale, di dialogo, di spiegazione. Io come donna devo dire che mi trovo concordo con la dottoressa nel dire che l'educazione finanziaria è fondamentale, l'ho già detto prima, ma lo sottolineo, perché la capacità di comprensione delle decisioni finanziarie dona libertà. Io aggiungerei che spesso viene interpretato che l'educazione finanziaria è solo lato risparmio investimenti. Io ancora prima, in premessa, l'educazione finanziaria è importantissima nella parte invece dell'indebitamento, perché molto spesso, proprio a proposito di magari situazioni di divorzio, di separazione, molto spesso quando parliamo di non autonomia da parte della donna che si trova legata, direi, a delle operazioni di indebitamento delle quali non era consapevole, quindi parlo soprattutto magari di finanziamenti, di garanzie rilasciate, cioè l'aspetto proprio dell'indebitamento è ancora maggiormente prioritario nella cultura finanziaria per essere consapevoli di ciò per il quale ci si impegna. Quindi questo è importante. Poi chiaramente anche tutta la parte del risparmio e degli investimenti, dove la donna normalmente, parlo della donna investitrice e della donna risparmiatrice, è più prudente e quindi non ama il rischio, quindi è avversa al rischio e quindi ha un approccio più prudente. Ma anche lì bisogna lavorare attraverso l'educazione finanziaria, ecco. Si ritrova, dottoressa, in questo aspetto qui della prudenza delle donne nella gestione del denaro? Beh, sì, in realtà voglio dire questo. In Italia le donne e gli uomini si comportano in maniera uguale rispetto al risparmio. Circa il 70% delle donne risparmia e questa percentuale è equivalente tra gli uomini. Ma la problematica vera è che le donne investono poco. Circa il 50% delle donne non investe ciò che ha risparmiato, mentre invece la percentuale dei non investitori tra gli uomini è intorno al 30-34%. Quindi c'è una differenza sostanziale rispetto alla percezione dei rischi. Le donne hanno un'avversione al rischio. Ora voglio chiarire subito il fatto che l'avversione al rischio non è genetica, non ha niente a che fare con la cura della prole, non ha niente a che fare con il nostro DNA, è una questione culturale. Voi avete mai visto un genitore incentivare una bambina a salire su un albero? Vi sfido, penso che non l'abbiate mai visto. No, non l'ho Quindi mai di visto. fatto, in realtà, di fatto, le donne sono spinte a stare in un contesto molto più protetto, che fa sì che sviluppino una percezione del rischio come una minaccia. Gli uomini, quando pensano al rischio come un'opportunità, e il rischio di fatto è un'opportunità.
Lo sappiamo tutti nella vita, per cogliere delle opportunità dobbiamo ovviamente correre dei rischi. E questo è tanto più vero in finanza, dove non esiste un rendimento positivo se non si corre un rischio, tanto più adesso dove i tassi di interesse sono anche negativi. Quindi è ovvio che la percezione dei rischi sia completamente sbilanciata e su questo bisogna fare un lavoro culturale. Non c'è nient'altro da fare, le donne non diventeranno risk lover, no? Ma in realtà c'è un lavoro culturale da fare per capire che questa situazione ovviamente svantaggia le donne. Anche, come dicevo prima, non si differenziano molto dai maschi, ma il numero di investitrici è nettamente più basso, nettamente più basso. Poi le donne ovviamente hanno appunto questa difficoltà, per cui tendono a delegare tutto ciò che riguarda il denaro, quindi neanche se ne occupano, e questo acuisce questo elemento per cui le donne non investono, lo fanno investire a qualcun altro, poi appunto dicevamo perdendo il controllo. Eccoci qua, Giusy, vedi, mio papà mi aveva costruito la casa sull'albero, quindi andavo a far merenda. Guarda, questa è una nota di colore, però Amava il rischio. amava il rischio Marcello amava il rischio. Però tornando invece alla riflessione che ha fatto la direttrice del Museo del Risparmio, la dottoressa Giovanna, c'è un detto, Giusy, che dice che il denaro fermo è denaro morto, lo dicono a Wall Street, il denaro fermo è denaro morto, indipendentemente che sia un maschio o no. Eccolo qua, ringraziamo la regia che ci sta facendo vedere il sito del Museo del Risparmio, eccolo qua, dopo, lo commentiamo dopo con la dottoressa, grazie. Torniamo da Giusy un attimo, che volevo fargli questa domanda qua particolare alla Giusy. Giusy, allora il denaro fermo è denaro morto, indipendentemente che sia maschio o femmina. Cosa ne pensi di questa citazione che fanno a Wall Street? Beh, lo abbiamo accennato anche lo scorso appuntamento con il professor Bertelli. Per l'obiettivo di un investitore, quindi che ha questo salto di evoluzione, che è il passaggio da risparmiatore, quindi dall'aver avuto la capacità di non consumare tutte le proprie risorse finanziarie, ma di rinviarle al proprio futuro, quindi passando all'investimento. Chiaramente l'obiettivo è quello di preservare il valore di questo capitale e di finalizzarlo a quelli che sono gli obiettivi del futuro. Quindi qualsiasi obiettivo, che può essere dall'obiettivo di lunghissimo termine previdenziale all'obiettivo di medio termine di una casa, piuttosto che di una vacanza, piuttosto che l'istruzione dei figli. Ecco, lasciare il denaro fermo non significa proteggerlo. Soprattutto, come ci ha ricordato la dottoressa Giovanna, soprattutto in un periodo di tassi negativi, ce l'ha ricordato anche il professor Bertelli, cioè proteggere tutto quello che è il capitale, che è la risorsa sulla quale noi e la nostra famiglia, le persone che amiamo, faranno affidamento per il proprio futuro, va protetto. Quindi se noi lo lasciamo fermo, non lo proteggiamo, non lo proteggiamo in una situazione di tassi negativi, perché c'è bisogno di crescita, c'è bisogno. Questo non significa rischiare, questo non significa speculare, come ci siamo detti l'altra volta, significa fare in modo che questa risorsa, che il denaro, cresca e lavori per noi, con degli obiettivi ben precisi, in riferimento a quelle che sono le nostre scadenze temporali, quindi la nostra disponibilità a rinunciare a questo patrimonio per X tempo, in maniera tale che questo possa essere la base per la crescita del nostro patrimonio, che non significa essere speculatori, significa semplicemente farlo crescere, proteggerlo da quelle che possono essere le diminuzioni tipiche del contesto economico in cui ci troviamo. Sto leggendo il giornale, scusatemi, scusate, mi avete colto in flagrante. Ecco qua il settimanale Mondo Padano, che è in edicola online su www.mondopadano.it, nell'inserto Economia e Lavoro, Risparmio e Finanza, nuovo articolo di Giusy Biondelli, scritta a quattro mani col professor Bertelli, l'ha intervistato, Sì. il professor Bertelli, dice: la paura dell'incognito ci condiziona, risparmiamo ma non investiamo. Ecco qua, quindi potete trovarlo in edicola e online. Prossimamente anche l'intervista alla dottoressa Giovanna Paladino con la Giusy su questi temi qua, lo andremo a portare anche in cartaceo e in digitale, ma torniamo dalla dottoressa e con il sito che ci stava facendo vedere adesso la regia del Museo del Risparmio, se lo vuole commentare brevemente lei, così ci guida un po' all'interno Allora, del sito, eccolo qua. questa è la home page e c'è sotto, poco sotto, l'entrata per il tour virtuale a 360 gradi, quel quadrino verde è il modo in cui si può entrare cliccando a quella che è la virtual tour. Quindi è un tour tecnologicamente molto avanzato ed è una cosa estremamente carina da fare.
Voglio riprendere un attimo però quello che è stato detto prima, Sì, perché a parte dimmi. il vino, da qui potete entrare al museo, ma a parte tutto, gli italiani io dico sempre che sono risparmiatori per caso, perché solo il 20% degli italiani pianifica il risparmio e questo significa che poi nel momento in cui si accumula il risparmio sul conto corrente, le persone non hanno un progetto, non pianificano. Significa che poi non diventano investitori, perché effettivamente l'investimento richiede una progettualità. Se risparmiamo senza avere questa progettualità, difficilmente poi ne troveremo una. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe spingere tutti a pensare al risparmio come alla realizzazione di un desiderio, di un sogno, di un progetto. Ed è quello che facciamo all'interno del museo. Il risparmio non è avarizia, non è mettere i soldi sotto il materasso, il risparmio è avere la libertà di realizzare qualcosa quando lo vogliamo. Io voglio dire una cosa importante, ho questa riflessione in testa, dottoressa, e anche alla Giusi, ho questa figura in mente degli anni 50, 60, 70, in cui la donna in contadina era lei che gestiva il denaro, nel senso che era lei che faceva in dialetto, ci sarà in dialetto torinese, ci sarà in dialetto lombardo, in dialetto di tutta Italia, la chiamavano la risidura, cioè quella che gestiva. Questi soldi vanno per la spesa, questa per l'istruzione, questo per le sementi, per l'agricoltura. Era la donna che organizzava il denaro, già non avendo le basi che abbiamo adesso, la cultura, internet, tutto quello che c'è a disposizione. Quindi le radici della storia vanno studiate, vanno reinterpretate, Giusy. In quel momento c'era la finalità, destinare questi soldi, questo capitale, destinarlo ad un obiettivo ben preciso che individuava ogni volta che accantonava in quel barattolo piuttosto che il Ci stava anche la vasetto rata di vino. di pagare il campo Chiaramente, acquistato, no? Anche la perché terra, l'investimento. in quel momento si dava, come ci ha suggerito Andrea Rocco, si dava un nome a quei soldi, si dava il nome del progetto a cui erano destinati. Comprare due mucche in più per produrre un po' più di latte, Sì, Giusy. assolutamente, è proprio questa. È un fattore culturale. Chiaramente la differenza sta che in quel momento si prendeva quel capitale e veniva destinato in realtà più allo scadenziamento, non era una vera e propria pianificazione, era lo scadenziamento degli obblighi che le famiglie si erano assunte, quindi tutto quello che riguardava le scadenze dei mutui, piuttosto che incrementare l'attività dell'azienda agricola in quel momento, piuttosto che preoccuparsi del futuro dei figli dal punto di vista dell'istruzione o del vestiario. Pianificare un passettino in più, cioè non avere la visione della scadenza quando arriverà, ma pianificare significa avere una visione di un orizzonte un pochino più elevato, andare oltre e guardare lontano nel futuro, guardare nel futuro, cioè dare nome ai soldi, ma per un obiettivo nel futuro, che non significa semplicemente far fronte ad una scadenza. Questo Dottoressa, è il passaggio. grazie Giusy, grazie, grazie sempre precisa e puntuale nel fare riferimenti. Una domanda alla dottoressa prima di salutarci. Le donne possono chiamarla, mandare una mail per capire meglio come questi passaggi devono essere affrontati? C'è qualche percorso? Le donne possono seguire le attività del Museo del Risparmio, moltissime sono dedicate proprio alle donne, alla percezione dei rischi, all'importanza di tenere i conti. Sapete che ormai si è persa questa abitudine. Avevamo l'abitudine del quaderno dei conti di casa, ma ormai ci dice la Consob che solo il 25% degli italiani pianifica e solo il 24% degli italiani fa il budget, cioè tiene conto delle entrate e delle uscite e si attiene a un budget. Quindi in realtà è una minoranza degli italiani, la maggior parte degli italiani non sa cosa entra e cosa esce alla fine del mese. E questo va detto. Ma se ci seguono, noi facciamo tantissime iniziative, soprattutto per le giovani donne, perché devono mirare all'indipendenza economica. Purtroppo ancora il 50% delle donne non lavora fuori casa e sono dipendenti economicamente da un terzo soggetto. Quindi da questo punto di vista abbiamo appunto bisogno di fare un balzo evolutivo e culturale soprattutto. Quindi io invito ad andare a trovare la dottoressa su LinkedIn, chiedere la sua amicizia a tutte le donne per trovarla. Poi sul sito del Museo del Risparmio, eccolo qua, regia, bravissima, grazie. Trovate le indicazioni, le mail, i corsi, le opportunità per le donne, gli uomini che vogliono così avvicinarsi a capire meglio, come ha detto lei, entrate e uscite, pianificare meglio il proprio guadagno. Giusy, ne fai tanti di corsi anche tu.
su questo aspetto per le Sì, donne, nei fatti ancora, trovi che assolutamente. questo aspetto culturale sia importante dal punto di vista come educatrice finanziaria? È importante anche perché sappiamo bene anche che oltre il fatto culturale che la donna non si occupi dell'aspetto di pianificazione finanziaria, dal punto di vista proprio oggettivo, reddituale, la donna in generale mediamente ha un reddito che è più basso da quello dell'uomo. E normalmente, sempre facendo una statistica, normalmente il reddito della donna è al servizio della famiglia, quindi di tutti quelli che è la gestione quotidiana delle decisioni o comunque delle esigenze quotidiane della famiglia. Quindi va da sé che poi la bilancia del risparmio e dell'investimento cade più sul reddito del capofamiglia dell'uomo. E quindi a maggior ragione ci vuole cultura finanziaria, ci vuole di acquisire concetti di educazione finanziaria per acquisire quella che è l'indipendenza da parte della donna, per non essere in balia o per non avere proprio delle cattive sorprese nel futuro, qualora poi dopo gli equilibri familiari vengano in qualche modo diversamente predisposti e quindi comunque ci possano essere delle decisioni nella libertà, non nella dipendenza economica. Salutiamo, voglio fare un saluto alla dottoressa per le imminenti feste natalizie, così anche se attraversiamo un periodo Grazie. particolarissimo, la inviteremo ancora se lei vorrà essere nostra ospite, magari nel 2021 su altre tematiche molto più specifiche, magari una mezz'ora del nostro programma va e vola, lei avrebbe da parlare ancora per ore, conoscendola però piccole pillole, troverete questa puntata sulla pagina di Poli Maurizio su YouTube e su Your Solution, sempre su YouTube, e sulle pagine social di Well TV e di Poli Maurizio, ma queste sono solo piccole, piccole perle che diamo di piccola semina, vero Giusy, di Sì, devono poter parlare. essere degli spunti. Un buon Natale alla dottoressa e la ringraziamo. Grazie. Grazie dottoressa di essere stata con noi. Io però ho ancora un minuto per salutarvi e darvi l'appuntamento a lunedì prossimo col dottor Enzel, notaio, che parleremo della cassetta degli strumenti per quanto riguarda la pianificazione successoria. Avremo il 14 di dicembre qua in diretta, faremo, Giusy, cucina e finanza, no? Come si chiamerà? Così? Cucina e Ma finanza? l'abbiamo già deciso il Non lo titolo. so, lo devi decidere. Cioè, avremo lo chef Dai, Roberto. vedremo. Qualità in cucina e qualità in finanza, va Qualità bene. in cucina e qualità in finanza, avremo lo chef Roberto Abbadati che cucinerà qua. Perché dei prodotti buoni per la finanza e per la cucina servono per fare un buon piatto, un buon investimento, vero Giusy? E Certamente. il 21, che è la settimana di Natale, avremo ospite, ristorante, pizzeria, bar e tutto quello che è, 21 grammi, I nostri amici. gestito dal Centro Bresciano Down, i nostri amici che quest'anno non possiamo fare l'evento di solidarietà che faremo, ma la Giusy ci parlerà di fondi etici e loro ci parleranno del 21 grammi, di come sta andando e come sta attraversando questo particolare periodo. Giusy, vuoi chiudere tu e augurare una buona settimana a tutti, piena di energia, nonostante i problemi ci siano, non viviamo nell'altro mondo e navighiamo su questi momenti delicati. Giusy? Grazie di averci seguito e buona settimana a tutti.